Mi chiamo Carlo e una settimana fa ho avuto un forte desiderio di ricercare la droga. Erano un po' di giorni che non stavo bene. Dentro di me sentivo una forte inquietudine. Nell'arco della giornata avevo frequenti sbalzi d'umore. Un momento ero felice, l'altro era triste. Questi stati d'animo disordinati mi hanno sempre portato a cercare la droga, perché era l'unico modo che conoscevo per trovare un equilibrio, sebbene fosse precario. Nella tossicodipendenza il rischio di ricadute, cioè di tornare a usare la sostanza, è un rischio molto concreto. Si manifesta attraverso un'estrema sensibilità a suoni, odori, immagini, ma anche a persone e ricordi connessi alle precedenti esperienze d'uso. Questo succede perché ogni esperienza che facciamo lascia una traccia nel nostro cervello e questo rende più facile rievocare il ricordo di quelle esperienze. Il rischio della ricaduta è subdolo. Inizia in modo inconsapevole e la persona può non rendersene conto fino a quando è troppo tardi. Il ritorno al consumo non è che l'ultimo passo di questa successione di eventi. La possibilità di ricadere è spesso da noi sottovalutata, sostituita dalla convinzione di essere guariti dopo un periodo sufficiente di astensione dalla sostanza. Ciò che tendiamo a sottovalutare sono i fattori più rilevanti per le ricadute. L'esposizione a stimoli connessi all'esperienza d'uso, l'eccessiva sicurezza e la sostituzione della sostanza con qualcosa di più apparentemente innocuo, ma che diventa un surrogato, con le stesse funzioni di evitamento delle emozioni che avevano portato alla dipendenza all'individuo. Avevo trovato lavoro, mancava solo la visita medica. Ero lì che pensavo a me e a questo nuovo inizio e all'idea che ce l'avevo quasi fatta. La parvenza di una vita normale si iniziava ad intravedere. Con il passare dei giorni l'inquietudine ha iniziato però a prendere sopravvento. Sentivo dentro di me il desiderio di ricercare la sostanza. La prevenzione della ricaduta è una parte fondamentale del percorso di recupero. Il lavoro introspettivo, di conoscenza di sé e delle proprie vulnerabilità, è fondamentale e deve essere proseguito anche dopo la conclusione del percorso comunitario. La costanza, la responsabilità e l'onestà, come anche l'accettazione e la tolleranza dei propri stati emotivi, sono solo alcuni degli strumenti che i pazienti acquisiscono nel percorso di cura e possono continuare a utilizzare per non ricadere. Ci sono dei campanelli d'allarme che possiamo imparare a riconoscere e che in contesti a maggiore autonomia, come quelli degli alloggi di reinserimento, ci possono aiutare nella salvaguardia di noi stessi. Il periodo di reinserimento negli alloggi DEA permette di fare questo, di continuare a consolidare l'uso degli strumenti acquisiti grazie al sostegno delle equipe del CUFRAD e alla possibilità di confronto e supporto che la convivenza con i compagni di cura della casa permette, in un contesto però di nuova sperimentazione nell'ambiente esterno. Nel percorso svolto qui ho capito che chiedere aiuto quando se ne sente il bisogno è di fondamentale importanza. Ho parlato di questi miei pensieri e paure agli operatori dell'equipe e sono riuscito a tirar fuori tutto ciò che mi faceva male. Grazie a questo sono riuscito a superare questo mio momento di difficoltà legato al pensiero della sostanza. Mettersi nella condizione di confrontarsi con l'esterno e fare di nuovo parte attiva della comunità è un aspetto fondamentale del percorso di recupero, ma può portare con sé rischi concreti di ricaduta. Proprio per questo abbiamo bisogno di qualcuno che ci supporti in questi momenti e ci aiuti a leggere i segnali di pericolo, che ci faccia comprendere che può succedere di ricadere in alcuni schemi, quegli schemi che per un lungo periodo ci hanno accompagnato. Grazie all'aiuto delle persone vicino a noi, possiamo essere in grado di superare senza cadere di nuovo nella sostanza. Resta ancora da ultimare il passaggio dell'interiorizzazione di queste capacità, di cogliere i segnali di pericolo, per renderci nel tempo autonomi nell'autoprotezione. Il nostro cammino non è ancora finito.